sarà uno dei tanti ex del prossimo confronto, attesissima sfida con l'Ascoli, Gaetano Monachello, che lo scorso anno ha offerto un contributo direi irrilevante in chiave salvezza per quanto riguarda l'Ascoli, che era allenato da Serse Cosmi in pochi mesi, da gennaio a maggio, a fine maggio 7 gol, e quindi sicuramente ha lasciato il segno. Finora soltanto 4 partite dal primo minuto per Gaetano Monachello, che è andato al referto in 2 occasioni, un gol con il Brescia in trasferta e sempre in trasferta al Picco di La Spezia. Potrebbe essere la giornata giusta, potrebbe anche giocare nel tridente d'attacco completato da Mancuso e Marras, potrebbe rimanere ai margini Antonucci, però ci sono ancora 3 giorni e prenota proprio per questo Gaetano Monachello il primo gol personale di questa stagione davanti al pubblico amico. Lo abbiamo ascoltato, sentiamo. Sì, sicuramente, cioè, sarebbe bello sicuramente segnare all'Adriatico, perché ho fatto sempre gol in trasferta, però se non l'avessi letto stamattina, in questi giorni, queste cose non ci avevo pensato, perché alla fine o segnare in casa o in trasferta l'importante è raccogliere punti, cioè, lo dico proprio con sincerità, però sarebbe pure bello perché almeno i tifosi sono più presenti qua in casa rispetto che fuori. Per quanto riguarda l'anno scorso, i mesi Ascoli, sì, sono stato bene perché mi hanno concesso di riprendermi perché a Palermo ero stato male. Ho dei ricordi bellissimi, però io lotto sempre adesso per la maglia che indosso. Io, se dovessi segnare, sarei contento di risultare con i miei tifosi, perché adesso i miei tifosi sono quelli del Pescara, la maglia con cui sto lottando. Non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma il lavoro è così, siamo pagati per questo, cioè io non voglio mancare di rispetto. Io Ascoli sono stato bene. Il piano partita dell'Ascoli, abbiamo sentito ieri il difensore centrale Padella, che tu conosci perché sì, eri compagno di squadra lo scorso anno, tra l'altro una squadra completamente rinnovata, squadra aggressiva, pressione alta. Questo piano partita potrebbe in teoria agevolarvi, perché date il meglio quando potete ripartire negli spazi. Sì, sicuramente noi diamo il meglio quando le partite sono più a viso aperto, nel senso che anche l'altra squadra prova a giocare, come è successo alla Spezia, quando è stata per me una partita, quando l'ho rivista, a livelli altissimi, intensità massima, tutte e due le squadre provavano a giocare, anche lo Spezia non aveva demeritato, diciamo, la sconfitta. Magari soffriamo con le squadre più come Cosenza, che si chiude e cercava di ripartire anche loro, però l'Ascoli sì, è tutta la squadra diversa, conosco solo 4-5 giocatori che magari 9-11 sanno sempre tutti nuovi, al di là magari del portiere, chi gioca, chi non gioca. E quindi sarà secondo me una bella partita, perché anche loro provano a giocare, hanno un bravissimo allenatore che anche lui prova a giocare, quindi spero che sia una bella festa e soprattutto in positivo per noi.